adesso ci sono io, mentre tu stai lì a guardarmi, io sono come la sposa che ha detto addio, senza neanche salutarti dal vuoto delle tue parole. Amici di Quelli che Roi, l'ospite di oggi è una nota e brava cantautrice ligure, Chiara Ragnini. Scrive canzoni da quando era ragazzina, suona chitarra e pianoforte, vanta diversi successi e premi ed è stata ospite a varie trasmissioni televisive e radiofoniche nazionali. Inizia piccolissima a riprodurre canzoni con la prima tastiera giocattolo per poi passare ai primi concorsi canori, iniziando così a fare sul serio e a prendere le prime lezioni di chitarra e canto. Si esibisce nel locale di Genova con la sua rock band di allora, con cui pubblica l'album To The End, e poi nel 2002, a soli 19 anni, incontra il produttore Marco Canepa che le permetterà di crescere artisticamente. Insieme scrivono inediti che portano in scena nei vari locali liguri con importanti musicisti come Luca Cresta e Bob Calero. Nel 2008 ha una svolta indie e folk e si presenta al pubblico sotto lo pseudonimo di C.N. McKee, pubblicando Wonderland, le cui canzoni passano spesso in radio, tra cui Radio Rai, e vengono presentate numerose rassegne dedicate alla musica indipendente e alla canzone d'autore. Nel 2010, con Max Matis al basso e Claudio Cinque Grana alle chitarre, si esibisce agli eventi collaterali del Festival di Sanremo, Casa Sanremo, Sanremo Off, eccetera, e con loro realizza il suo primo album, Il Giardino di Rose, dal sapore folk pop che le dà una ottima visibilità e notorietà. Pubblica Tra le Foglie, singolo a progetto trasversale volto alla valorizzazione del territorio della Valle di San Lorenzo, con un video girato nell'antico borgo di Linguaglietta, uno dei 5 borghi più belli d'Italia della provincia di Imperia, che viene presentato in Rai in un servizio a TG Liguria. Nel 2016 si esibisce in diretta su Radio 2 e Mezzogiorno in Famiglia e poi fa uscire il suo secondo album in studio, La Differenza, coinvolgendo 300 partecipanti nel suo progetto crowdfunding da tutta Italia. Rispetto al primo lavoro, La Differenza è un disco electropop in cui emergono i singoli Un colpo di pistola e appunto La Differenza che ascoltiamo. Nel 2020 pubblica Disordine, un EP con 4 canzoni inedite, tra cui i singoli La sera è ormai notte e Fra caos e paura, da cui esce un videoclip selezionato su oltre 1000 proposte per il progetto Sulle strade della musica e trasmesso su Rai Esoradio per una settimana. Nel 2021 esce il suo primo disco di cover d'autore, intitolato On Play Volume 1, canzoni buone dal focolare di casa. 12 canzoni metà in inglese e metà in italiano reinterpretate in chiave acustica, che spaziano dai grandi cantautori come Gino Paoli, Dalla, De André, passando a mostri sacri internazionali come Joni Mitchell, Lisa Stansfield e Suzanne Vega. Ad ottobre Chiara è protagonista di Ticket to Ride sulle frequenze di Rai Radio Live con l'estratto di un suo concerto estivo. Ti faccio una carezza e poi mi fido di te. Conosco questa strada, ne immagino l'odore. Sa di piogge temporali che fanno spazio al sole. L'ultima fatica nel 2022. Il singolo La casa sul mare. Audiovisivo volto a valorizzare ancora una volta il territorio del ponente ligure. Un video bellissimo e coinvolgente, una canzone pop dolcissima cantata magistralmente. Quello che è in serbo per il 2023 ce lo faremo raccontare da lei stessa. Riconosco questa strada, ne immagino l'odore. Sa di piogge temporali che fanno spazio al sole. Sa di piogge temporali che fanno spazio a noi.